Buonasera, benvenuti, è sempre bello essere in tanti in occasioni come queste dove abbiamo relatori diciamo che ci fanno star bene come Giampaolo De Bianco che fa spesso eventi di questo genere e tra le altre cose tra 15 giorni, questo tra le altre cose è un ciclo che lui ha chiamato la coscienza è un capolavoro. E di questo ciclo di due incontri sì. Si vuole andare a sviscerare un po' questo libro che è la profezia di Celestino all'inizio anni 90, che è stato un libro che per molti di noi ha rappresentato un po' il libro di apertura, no? Perché diciamo che con un romanzato, ci ha accompagnato altrove, in alcune dimensioni più spirituali. Diciamo che lo è stato anche un po' per me, anche se ha preceduto un altro libro, però per molti ho sentito è stato il primo libro. Ci siamo, ve lo passo e godiamoci la serata. Grazie. Allora, intanto vi do il benvenuto e vi ringrazio, è sempre bellissimo ritrovarsi così in tanti. Vi do il benvenuto a questo ciclo di due appuntamenti che nasce in realtà da un'idea che ho avuto per l'ultima edizione di Dialoghi sulla coscienza, appunto La coscienza è un capolavoro. L'intuizione è stata quella di provare a fare conferenze nelle quali commentare pagine particolarmente importanti della letteratura e usare la letteratura come spunto di riflessione e di approfondimento. Come diceva Simona, il secondo appuntamento è il 29 di maggio, fra due settimane prenderemo in considerazione un altro tema, cioè la parte oscura dentro di noi. Lo sapete che dentro ognuno di noi c'è una parte oscura, vero? Non è che viviamo nell'illusione che la parte oscura sia solo dentro l'altro. E quindi useremo due testi per provare a parlare appunto della parte oscura. Quella serata nascerà in collaborazione tra me e Anna Rossetti, che fra l'altro stasera è tra il pubblico, quindi la saluto. Ecco, è lei che sarà con me l'organizzatrice di questa cosa, quindi vi invitiamo entrambi la prossima volta per quest'altro appuntamento. Stasera invece ho scelto di usare come spunto la profezia di Celestino. L'ho fatto per il motivo che stava indicando anche Simona, perché questo libro che ormai ha più di un quarto di secolo, sono più di 25 anni che è stato edito, perché è stato edito nel 93, era il 1993, ha segnato per molti aspetti l'inizio di un percorso di evoluzione coscienziale, spirituale, un cammino di consapevolezza in tutto il mondo. Questo psicoterapeuta, perché di questo si tratta, è di uno psicoterapeuta che a un certo punto analizza una frustrazione che sente al proprio interno, e cioè perché la psicologia e la psicoterapia non bastano a rispondere a determinate domande, che cosa c'è dopo, e fa confluire un suo percorso di consapevolezza nelle pagine di questo libro e nel tentativo di renderlo più fruibile e anche più aperto nel mondo, anziché dargli la forma del saggio, gli dà la forma del romanzo, perché ritiene, e questa è una grande, come dire, intuizione, che il romanzo acceda a un pubblico più ampio perché spaventa meno, e quindi lui sotto la forma del romanzo camuffa, ma molto svelatamente, questo percorso iniziatico che si snoda
in 9 illuminazioni. Poi sapete che sono progredite le illuminazioni, c'è stata anche la decima, l'undicesima, però le prime sono 9. Lui usa un escamotage iniziale, cioè il ritrovamento, ve lo ricordate perché la stragrande maggioranza di voi l'ha letto, il ritrovamento nell'America Latina e in Perù di un manoscritto del 600 a.C. Questo manoscritto contiene la profezia che dà il titolo al libro. Dentro questa profezia ci sono queste 9 illuminazioni. Io non sono qui per raccontarvi il libro. Il libro lo potete leggere e rileggere, è un libro interessante. Da cui è stato tratto un film che invece mi prendo la briga di dire, anche se sono registrato, è abbastanza brutto, quindi non vi restituisce, si chiama La profezia di Celestino anche il film, e non vi restituisce neanche in minima parte il senso del lavoro di questo psicoterapeuta. Vero è che è difficile per un film restituire un libro, soprattutto quando si tratta di un libro filosofico spirituale. Allora, mi potreste chiedere, ma se la tua intenzione non è quella di raccontarci il libro, allora perché siamo venuti qua? In realtà la mia intenzione è un pochino provocatoria, cioè vorrei fare con il libro La profezia di Celestino quello che il libro fa con la profezia stessa, con il manoscritto, e cioè chiedermi, a 25-26 anni di distanza, si è avverato? Si sta avverando? È vicino ad avverarsi quello che profetizzava il libro? Perché la profezia di Celestino era una profezia che doveva avverarsi a cavallo tra il 900 e il 2000. E quindi noi che stiamo abitando il mondo nel 2019 possiamo cominciare a chiederci, beh, a che punto siamo rispetto alla profezia di Celestino? È questo che vi voglio restituire stasera, il senso di chiederci quanto abbiamo camminato nel nostro percorso di evoluzione coscienziale e spirituale. Ed è una domanda che ci possiamo fare, come del resto fa il libro, in senso individuale, ognuno per ciascuno, e in senso collettivo, sia sociale che globale e planetario. Per cominciare a parlare di questo, però, vi voglio invitare ad un'esperienza. Io ho raccolto una dopo l'altra il senso sintetico delle 9 illuminazioni. Adesso chiederei a Massimiliano Pippi, che è la voce di Mosaica, di leggere una dopo l'altra, senza interruzioni, sono molto sintetiche, le 9 illuminazioni, senza nemmeno contarle, ma a flusso diretto. Però vi chiederei, prima che lui legga, di mettervi in una situazione interna di accoglienza, con gli occhi chiusi o aperti non importa, ma di predisporvi all'ascolto, perché l'esercizio, l'esperimento, l'esperienza che vi propongo è parte da qui. Proviamo ad ascoltare il flusso di queste 9 illuminazioni che costruiscono la profezia di Celestino. Proviamo ad ascoltarle profondamente, a cuore aperto, per sentire poi l'eco che ci lasciano dentro, un semino di consapevolezza, che poi verrà dipanato nella serata con una domanda: a che punto siamo? Non è una domanda critica per sentirci inadeguati o in colpa, ma è una domanda neutra per poter leggere noi stessi alla luce di un'intuizione. Allora partiamo da qui, partiamo dalle parole della profezia di Celestino e accogliamole nel silenzio interiore per sentire come riverberano dentro di noi. Scopriamo di vivere in un mondo misterioso, ricco di improvvise coincidenze e incontri sincronistici che sembrano predestinati. Quando prenderemo coscienza di questo mistero, creeremo una visione del mondo nuova e ridefiniremo l'universo sacro e pieno di energia.
ci renderemo conto che ogni cosa è generata da un'energia divina che tutti cominciano a percepire e a comprendere. In questa prospettiva, vedremo che gli esseri umani si sono sempre sentiti disconnessi da questa fonte sacra e hanno soddisfatto il loro bisogno di energia prevaricando gli altri. Questa competizione è la causa di ogni conflitto. La risoluzione è stabilire un contatto con il divino, una trasformazione mistica che ci colma di energia e di amore infiniti, affina la percezione della bellezza e ci eleva a una consapevolezza spirituale superiore. Forti di questa consapevolezza, possiamo superare il dramma del controllo e scoprire la verità. Tutti gli uomini devono contribuire a far evolvere l'umanità verso questa nuova dimensione. Se perseguiremo questo scopo, l'intuito ci indicherà la via da percorrere e farà in modo che un flusso di coincidenze ci rivelino qual è la nostra missione. Quando un numero sufficiente di persone sarà nel flusso dell'evoluzione, trasmettendo sempre energia agli altri, creeremo una nuova cultura in cui i nostri corpi vibreranno a livelli sempre più elevati di energia e perfezione. È così che partecipiamo all'evoluzione del Big Bang, al fine ultimo dell'esistenza. Infatti, facendo vibrare i corpi a un livello sempre maggiore di energia, varcheremo le soglie di un paradiso che potremo finalmente vedere. Ecco, queste sono le parole delle nuove illuminazioni della profezia di Celestino. Le abbiamo fatte calare dentro e abbiamo gettato un semino che ci servirà stasera per fare un percorso dentro questo testo, per confrontarci con noi stessi rispetto a questi temi. Comunque la si pensi sul libro di Redfield, bisogna cominciare col dire una cosa, che lui ha un grande merito ed è stato il merito di sdoganare per primo, in un'epoca in cui era ancora molto poco usuale farlo, tutta una tematica che aveva a che fare con termini come energia, massa critica, sviluppo della coscienza, vibrazione, elevazione, tutti questi temi che poi sono confluiti e che derivavano dalla New Age, ma che erano partecipati da uno spicchio abbastanza esiguo di popolazione, attraverso questo libro entrano nel lessico di un numero grandissimo di persone. Appunto, questi termini vengono sdoganati e questo è un merito indubbio di questo libro, che si pone proprio questo obiettivo, che comincino a farsi domande sullo sviluppo della coscienza in termini di espansione o involuzione, persone che normalmente di questo non si occupano. E ovviamente per chi si interessa di questi temi, a rileggerlo a distanza di 25 anni potrebbe sembrare anche un libro un po' ingenuo, un po' immaturo, ma non lo è. Non lo è, come non lo sono mai i libri che hanno il merito di aver avuto un'intuizione iniziale. Le intuizioni iniziali sono straordinariamente cariche di energia. Ma l'intuizione iniziale dell'autore di questo libro non sta solo nell'avere nucleato le nove illuminazioni che vanno dall'individuale al globale, e poi le vedremo una per una adesso e ci rifletteremo, ma l'intuizione cardine del libro sta in questa citazione che vi ho messo nella prima slide e che dice: non guardare con gli occhi della mente ma con quelli dell'anima, poiché la vita che verrà è già davanti a noi in attesa di svelarci la natura del mondo. Guarda con attenzione, trova gli occhi per vedere. Ma che cosa vuol dire trova gli occhi per vedere? Perché possiamo partire dalla fine di questa citazione.
Trova gli occhi per vedere. Trova gli occhi per vedere vuol dire non restare ancorato agli occhi che ti fanno percepire la realtà come l'unica che esiste. Noi siamo percettivamente intrappolati dagli organi di senso, che sono una benedizione straordinaria, tanto che quando ne perdiamo l'uso è una catastrofe, no? Nessuno di noi si augurerebbe mai di perdere la vista, anzi è una di quelle menomazioni che si temono più di ogni altra. Eppure, come in ogni cosa preziosa, c'è il vantaggio e c'è il limite. L'occhio fisico è quello strumento connesso ai nervi ottici e quindi alla corteccia cerebrale e al cervello che mi permette, per esempio, adesso di contare quanti siete, di riconoscere chi siete se vi conosco, oppure di giudicare che siete sconosciuti se non vi ho mai visto. E tutte queste informazioni che arrivano al mio cervello attraverso gli occhi sono un patrimonio inestimabile che mi fa sentire protetto e al sicuro e che mi posso muovere nel mondo. E però, allo stesso tempo, gli occhi mi fondano anche in una convinzione grandemente limitante, e cioè che la realtà che mi mostrano sia quella vera, sia quella che esiste. L'ho visto e quindi è vero. Non lo posso vedere e quindi non esiste. Trova gli occhi per vedere significa affidati a un organo di senso più profondo, sganciato dalla possibilità di vedere con gli occhi fisici. E questo organo di senso più profondo è proprio quella parola là nella terza riga, la parola anima. La parola anima è una parola romantica, la si usa da sempre e sta a significare l'impercettibile, l'invalutabile, l'ineffabile, l'imponderabile dentro di noi. Tanto è vero che la parola anima deriva nella sua radice più antica dalla parola soffio o dalla parola vento, qualcosa che non si può toccare, qualcosa che è impalpabile, qualcosa che non è materico. Esiste l'anima? Se riteniamo di sì, sappiamo per certo che non sono gli occhi a darcene testimonianza. Se riteniamo di sì, sappiamo per certo che è l'anima stessa che testimonia se stessa. Sì, ma e sarebbe un esperimento interessante, io potrei chiedere ad ognuno di voi, ma tu come fai a sapere che l'anima esiste? Non come fai a saperlo teoricamente, come lo percepisci? Come si rende presente questa struttura dentro di te? Come si rende presente nella tua vita di tutti i giorni? Come ne distingui la voce? Sono domande che certo appartengono a un percorso non solo spirituale, ma anche psicologico e di evoluzione di coscienza, perché ricordatevi sempre che la parola psicologia fonda la sua etimologia nella parola psiche, ma per i greci psiche era molto poco la mente come la intendiamo noi e molto di più l'anima. E quindi la psicologia nasce come scienza dell'anima, cioè come la disciplina che vuole provare a capire le dinamiche di quella parte di noi che è impalpabile e invalutabile agli occhi. E anche James Redfield si chiede, ma allora come facciamo a trovare gli occhi per vedere? Come facciamo a guardare con attenzione? Che cosa dobbiamo guardare con attenzione? E qui arriva quella che potremmo chiamare
la prima illuminazione. La storia la conoscete, ve l'ho detto, ruota intorno al fatto che viene ritrovato un manoscritto del VI secolo in Perù e la Chiesa e il governo lottano perché questo manoscritto non venga divulgato, perché il suo messaggio può essere destabilizzante per le masse. Proviamo a rivedere la prima illuminazione del testo. La prima illuminazione dice: scopriamo di vivere in un mondo misterioso. Cioè lui dice: accediamo alla prima illuminazione quando scopriamo di vivere in un mondo misterioso, ricco di improvvise coincidenze e incontri sincronistici che sembrano predestinati. Traduzione: accediamo alla prima illuminazione quando non ci accontentiamo più di due strutture per stare nel mondo: gli occhi, che ci fanno vedere la realtà, e il caso. Si potrebbe dire che accediamo alla prima illuminazione quando smettiamo di credere nel caso. Perché cominciamo a considerare le coincidenze, gli eventi sincronistici, e su questo ritorneremo, che ci circondano, non come eventi del caso, ma come un linguaggio misterioso che parla alla nostra anima, che la nostra anima può riconoscere e attraverso il quale la nostra anima parla con noi. Anche questo è un grande merito del libro, essere partito da qui. È un po' spiazzante la prima illuminazione, perché è semplice, riguarda la vita di ognuno di noi. Ci invita a fare caso alle coincidenze e alle sincronicità e a considerarle un linguaggio misterioso e coscienziale. E allora bisogna fermarsi un attimo a chiederci cosa sono le coincidenze e cosa sono le sincronicità, perché l'autore di questo libro non è certo il primo che ha studiato a fondo il problema delle coincidenze. Esiste un monumento dell'analisi psicologica, Jung, che ha fatto della parola sincronicità uno dei cardini del suo lavoro, non solo di terapia, ma di filosofia. Ma che cosa è per Jung la sincronicità? E guardate che tra la sincronicità di Jung e la coincidenza della profezia di Celestino c'è una perfetta sovrapposizione. Lui sta parlando delle sincronicità junghiane. Jung dice che la sincronicità è una coincidenza tra due fattori: un evento interno, un sogno, un'intuizione, una percezione che viene da un'altra parte di noi, che non è la mente razionale, e che viene confermata da un evento esterno a noi, che non ha un nesso di causa con la nostra intuizione. Per rendervi più facile questo, la comprensione di questo, vi racconto la situazione emblema delle sincronicità junghiane. Jung stava riflettendo da un bel po' su questo problema delle coincidenze, non credendo assolutamente nel caso, quando a un certo punto si rivolge a lui una ricca signora giovane, un po' altera, un po' altezzosa, molto rigida, molto ferma nelle sue posizioni razionali, per cominciare a fare l'analisi terapeutica. E Jung, che aveva una capacità intuitiva pazzesca e la pazzesca capacità di ascoltare la propria intuizione e fidarsene, appena si trova davanti questa paziente, comprende profondamente che lei ha bisogno di uno spiazzamento e pensa tra sé e sé, lo racconterà molte volte dopo, quanto sarebbe opportuno che accadesse qualcosa di totalmente imprevisto qui e ora, capace di creare uno spiazzamento e quindi un varco nelle credenze razionali così fisse e rigide della persona con cui sto parlando. Quanto sarebbe utile che succedesse questo? Ad un certo punto della consultazione, siccome dentro l'analisi junghiana un elemento fondamentale è l'interpretazione dei sogni,
la signora comincia a raccontare un sogno che ha fatto la notte precedente e racconta di un bellissimo gioiello che le era stato regalato dentro il sogno e che aveva la forma, forse qualcuno di voi lo saprà, di uno scarabeo d'oro, uno scarabeo fatto d'oro. La ragazza racconta il sogno e Jung sente un ticchettio alla finestra. Quello che sta bussando alla finestra è uno scarabeo, che non è cosa di tutti i giorni, che bussi quell'insetto di grande dimensione. Bussa questo scarabeo, Jung apre la finestra, lo scarabeo entra nel setting, fra l'altro colore verde oro, e Jung dice: ecco al suo paziente, ecco il tuo scarabeo. Ecco, questa è una sincronicità, qualcosa che collega in ordine non causale un evento intuito percettivamente dentro l'anima e il mondo esterno. Ma Jung non ci credeva nel caso. Tanto è vero che voi sapete che quando Dante Alighieri parla del filosofo Democrito nell'inferno, dice che ha messo il mondo a caso, nel senso che il mondo per Democrito è figlio del caso. Invece Jung a tutto pensa fuorché al caso. Lui amava citare un pezzetto di Alice nel Paese delle Meraviglie, il pezzetto in cui la regina dice ad Alice: misera la memoria che si ricorda solo quello che è già accaduto. E sembra psicotica questa regina. Come fa la memoria a ricordarsi altro rispetto a quello che è già accaduto? La memoria può ricordarsi solo quello che è già accaduto. Ma Jung dà ragione alla regina di Alice nel Paese delle Meraviglie. La memoria non ricorda solo quello che è già accaduto sul piano razionale, ma conosce anche quello che potrebbe accadere sul nostro piano di realtà. Se Jung fosse seduto qui, a parte che sarebbe una figata pazzesca, ma ci direbbe che la memoria della ragazza, intesa come anima, conosceva lo scarabeo, l'archetipo dello scarabeo, e l'ha incontrato materializzandolo nel suo reale. Perché? Perché lo scarabeo, come sincronicità, è il segno del percorso che lei deve fare, in quel caso della liberazione dalla rigidità. E qui Jung ci spiega bene la differenza fra sincronicità e sincronismo. Sincronismo sono due eventi non particolarmente importanti che si verificano nello stesso momento. Sincronicità è qualcosa di più profondo, è qualcosa che si verifica nello stesso momento, ha un mio attributo interno e mi dà una spiegazione profonda rispetto al mio mondo interno. La sincronicità junghiana è un insight. E quindi, torniamo alla prima illuminazione, scopriamo di vivere in un mondo misterioso ricco di improvvise sincronicità, come lo scarabeo d'oro di Jung, e incontri sincronistici che sembrano predestinati, e che stabiliscono una trama lungo la quale muoversi. Quindi trovare gli occhi per vedere, secondo Redfield, ma anche secondo Jung, vuol dire cominciare a guardare alla realtà non solo sul piano oggettivo, ma sul piano dei simboli. E guardate che non è poco, perché la mente convenzionale, la nostra mente pensante, è momento per momento stritolata dal pensiero che tutto succede a caso. E una parte di noi che fa la guardia alla nostra salute mentale dice: no, ma non bisogna dare peso a questa roba. E passiamo alla seconda illuminazione. La seconda illuminazione,
ovviamente nasce dal cogliere il frutto della prima e dice: quando prenderemo coscienza di questo mistero, del mistero delle sincronicità e delle coincidenze, creeremo una visione del mondo nuova e ridefiniremo l'universo. Come lo ridefiniremo? Come sacro e pieno di energia. Guardate, qui Redfield fa uno scatto olimpico. Tra la prima e la seconda illuminazione c'è un salto quantico. Perché lui non si limita a dire che quando avremo avuto accesso alle sincronicità junghiane troveremo un senso profondo del nostro esistere. No, dice di più. Dice che cambieremo gli occhi con il quale guardare il mondo. E a quel punto potremo percepire l'universo come pieno di energia. Quell'energia che ha messo in moto i fili delle reti sincroniche. E guardate che oggi, per chi frequenta percorsi o corsi, parlare dell'universo come pieno di energia, soprattutto se ci occupiamo un pochino di meccanica quantistica, di fisica quantistica, è quasi tautologico, è quasi una cosa da dare per scontata. Ma nel 1993, nei primi anni 90, quando questo psicoterapeuta scrive la profezia di Celestino, questa roba era poco più ancora di una roba per fuori di testa intorno a un falò con gli spinelli in California. Invece lui ci dice una cosa importante e ci dice: accediamo a questa seconda illuminazione, guardate bene, ancora prima di percepire l'universo come sacro e pieno di energia e mai dominato dal caso, ancora prima accediamo alla seconda illuminazione quando cominciamo a chiederci come funziona l'universo e cominciamo a sentirci come parte integrante di questa cosa. E guardate che anche qui c'è un micro salto quantico, perché fino a prima, quando noi pensavamo all'universo o al pianeta Terra, noi pensavamo a delle macro scatole che ci contengono o che ci contenevano. Anche oggi possiamo pensare alla Terra come una macro scatola che ci contiene. In realtà, arrivare alla seconda illuminazione significa fare un salto rispetto a questo. L'universo, il mondo, non sono macro contenitori che ci contengono, ma sono espressioni energetiche esattamente come noi. Come noi. Sul fatto poi che l'universo sia sacro, io sono molto molto d'accordo, perché una grande diatriba che si è sviluppata dall'inizio degli anni 90 ad oggi è questa, cioè chiedersi: ma questo percorso di consapevolezza energetica è compatibile con un percorso religioso di qualunque tipo? E più meritamente, siccome noi veniamo da una cultura giudaico-cristiana, si può essere cristiani e fare un percorso di consapevolezza energetica? Per molto tempo, ma ho detto cristiani, potevo dire musulmani, ebrei, mettetecele tutte dentro, la domanda è sempre la stessa. Per molto tempo, da tutte e due le sponde della riva, è sembrato che la risposta fosse no. Tant'è vero che quelli di qua, un po' New Age, che leggevano la profezia di Celestino, guardavano alla Chiesa come alla madre di tutti i mali del mondo. E quelli di là, dalla riva, guardavano a New Age come una sorta di fuori di testa pronti per la possessione diabolica. Ovviamente queste due realtà non si potevano parlare, perché sono false. Entrambe. Se io dico che l'universo è sacro e pieno di energia, constato una cosa vera che sono in grado di percepire solo con i non occhi dell'anima. Ma in cima a questo universo io posso tranquillamente collocarci Dio, se questa è la mia sensibilità.
E posso pensare che quelle coincidenze, quelle sincronicità di cui parla Jung, siano una manifestazione del volere, del trascendente dentro la mia vita. Non c'è niente in un percorso di questo tipo fatto seriamente che osta con una sensibilità religiosa, assolutamente niente. Se avessimo chiesto a qualunque capo spirituale, Buddha, Cristo, metteteci voi quelli che volete, se concordano con questa affermazione, non ne troverete nessuno che vi dice di no. È però Eretri stesso a spiegarci perché quelli di qua dal fiume e quelli di là dal fiume hanno cominciato a litigare subito. Ce lo dirà dopo, quando ci spiega com'è che l'uomo affronta il grande problema dell'energia. Fatto sta però che lui dice: scopriamo un universo sacro e pieno di energia. E si pone un problema, il problema dell'energia, che oggi va su tutto come il grigio. Abbiamo sentito parlare di energia, va da sé. Ma nel 93 era una parola un po' misteriosa, non si sapeva bene che connotazione dargli. E Redwell scrive una paginetta in cui prova a fare il sunto di quello che fino ad allora si sapeva dell'energia. Ora io chiedo a Massimiliano Pippi di leggerci questa paginetta. Negli ultimi decenni si è scritto molto a proposito della rivoluzione della fisica, ma in realtà i cambiamenti hanno avuto origine dalla scoperta della meccanica dei quanti e dall'opera di Albert Einstein. Il lavoro di Einstein ci avrebbe dimostrato che ciò che noi percepiamo come materia solida consiste principalmente in uno spazio vuoto attraversato da un flusso di energia di cui noi stessi facciamo parte. La fisica dei quanti ha invece provato che, quando guardiamo questi modelli di energia a livelli sempre più piccoli, possiamo vedere qualcosa di davvero sorprendente. Alcuni esperimenti hanno rivelato che quando si frantuma questa energia in minuscole parti, quelle che si chiamano particelle elementari, e cerchiamo di osservare come agiscono, l'atto stesso di osservare altera i risultati, come se il loro comportamento venisse influenzato dalle aspettative di chi compie l'esperimento. Ciò accade anche quando le particelle appaiono in luoghi in cui, secondo le leggi dell'universo, così come le conosciamo, non sarebbe possibile, in due posti diversi nello stesso momento, avanti o indietro nel tempo. Dunque, partendo dalle risultanze della fisica quantistica, l'autore del libro, e ricordiamoci che sta parlando quasi 30 anni fa, ci dice che se frantumiamo, se parcellizziamo questa energia universale, scopriamo delle cose importanti. Scopriamo, per esempio, che l'osservatore modifica il comportamento dell'energia osservata. Lo sapete, no? L'abbiamo detto e ridetto, l'esperimento della doppia fenditura, non ve lo sto a ripetere. Fatto sta che lui comincia a parlare di energia in questo senso. Allora le sincronicità junghiane prendono un altro sapore, perché se l'energia si modifica a seconda dell'osservatore e se io mi metto al posto dell'osservatore, vuol dire che gli eventi vengono misteriosamente influenzati dalla mia presenza in modo tale da creare quelle che Jung chiamava le sincronicità. Il mio mondo interno attira un oggetto esterno fino a fondersi in una sincronicità, ma questo accade perché l'osservazione cambia e trasmuta l'energia. Lo dice in forma un po' primitiva la profezia di Celestino. Oggi sappiamo molto altro, sono passati 3 decenni, studiamo per approdare sempre allo stesso punto. Cioè, siamo in grado di mentalizzare quello che abbiamo appena detto? Sì, perché siamo persone che leggono, che scrivono, che ascoltano.
ma siamo in grado di accoglierlo più profondamente, cioè accogliamo profondamente che l'energia si piega rispondendo in maniera vibratoria, come una danza, al mondo interno di chi la osserva. Pensate alla danza dei dervisci. Tutte le particelle energetiche che si dispongono secondo una misteriosa danza vedica, antichissima, sacra. Questa cosa noi sì, la capiamo, ve la sto dicendo, ma la sentiamo perché Redfield ci spiega che c'è uno scollamento forte tra capire e percepire. Noi non dobbiamo capire che l'universo è sacro e pieno di energia, ma dobbiamo iniziare ad aprirci alla percezione, esattamente come se fossimo dei diapason, fino a percepire che ne facciamo parte, che noi siamo quell'energia sacra che riempie l'universo. Anche noi lo siamo. Bene. Possiamo passare alla terza illuminazione. Superata la seconda, che a me sembra già una grande cosa, su cui lavorare per tutta la vita, ci renderemo conto che ogni cosa è generata da un'energia divina che tutti cominciamo a percepire e comprendere. E qui Redfield fa incontrare l'energia e la trascendenza. A questa energia divina potete dargli il nome che più risuona con la vostra sensibilità. È il trascendente, è aprire il cuore alla possibilità misteriosa della trascendenza, ineffabile, imponderabile e infinita. È il luogo del dialogo interno e anche della preghiera, del silenzio, dell'abisso. Laddove mi sporgo sull'abisso e vedo il mio riflesso, ma di nuovo non è un'operazione mentale, non può esserlo, perché nella terza illuminazione, per come ce lo racconta lui, poi diamo il nome che vogliamo alla terza illuminazione, abbiamo già superato con il cuore le categorie di spazio e di tempo. Pensate a una persona gravemente malata. È un'esperienza che tutti abbiamo fatto più o meno vicino nella nostra vita, perché la malattia è nel mondo, imponderabile pure lei. Quando ci accostiamo alla malattia grave, quella grave con la G maiuscola, la sentinella della nostra mente pensante, ogni sentinella, non qualcuna sì e qualcuna no, c'è una parte di noi a cui viene in mente una domanda. E la domanda è: quanto tempo resta? È umano. Qui, a questo livello di coscienza, questa domanda non è sbagliata, perché le domande non sono mai sbagliate, sono generate da necessità. Ma semplicemente questa domanda non ha un senso. Perché il tempo è energia. E l'energia lavora momento per momento. Affacciarsi alla terza illuminazione vuol dire anche fidarsi e affidarsi nel trascendente, perché in quel momento, mentre nella seconda abbiamo sentito di far parte di un universo di energia, nella terza comprendiamo che la nostra mente, quando pretende di afferrare il trascendente, fa l'operazione di un bicchiere che vuole contenere una cascata. Ci provereste voi a contenere una cascata con un bicchiere? No. Allora non si può contenere con un bicchiere una cascata. Bisogna buttare il bicchiere e abbandonarsi alla cascata e semplicemente nuotare. Questa è la terza illuminazione, che sta lavorando dentro di noi. E non per dividerci, ma per unirci. Quell'energia divina, qualunque nome abbia,
lavora per la nostra unità, per la percezione della nostra sacralità e per il superamento delle nostre paure. Perché fino a che vogliamo raccogliere una cascata con un bicchiere, noi abbiamo paura, per forza, perché è un compito impari. E possiamo arrivare alla quarta illuminazione, che dice: in questa prospettiva vedremo che gli esseri umani si sono sempre sentiti disconnessi da questa fonte sacra e hanno soddisfatto il loro bisogno di energia prevaricando gli altri. Questa competizione è la causa di ogni conflitto. Ecco, se mi doveste chiedere, ed è una risposta un po' sorprendente, Giampaolo, ma per te qual è l'intuizione più feconda di questo libro? Io vi direi questa, sicuramente questa, perché sulle altre ci avevano già messo bocca in tanti e dopo ci hanno messo bocca ancora in di più, ma su questa, detta un po' in sordina, un po' a metà, sapete che le cose che sono a metà sono sempre sfigate, no? Perché abbiamo perso l'entusiasmo dell'inizio e non abbiamo ancora il sollievo della fine, quindi è proprio quelli che non si ascoltano mai. Questa cosa un po' sfigata che sta a metà delle nove illuminazioni invece c'ha una potenza dirompente, perché ci spiega, a mio parere in un modo convincente, alcune dinamiche psicologiche che dominano la collettività. Cioè lui dice, ve lo dico banalmente, nel libro fa anche un esempio semplice semplice perché lui vuole raggiungere il massimo numero possibile di fruitori. Dice: se voi vedete due persone che litigano e poteste vedere le loro energie, vedreste le due energie che combattono per prevaricarsi, per mangiarsi dal punto di vista energetico, per attingere, per prendere l'energia dell'altro. E Redfield dice: in fondo, siccome siamo disconnessi dalla fonte sacra dell'energia universale ed essendo disconnessi manchiamo e siamo carenti di energia in maniera cronica, andiamo a cercare energia laddove la possiamo trovare. E dove la troviamo? Nell'altro. E ovviamente per impossessarci dell'energia dell'altro, che è una cosa che si traveste nei simboli, lo prevarichiamo emotivamente, lo prevarichiamo spostando la prevaricazione sugli oggetti e cerchiamo con qualcuno una causa di conflitto. Oppure attiriamo qualcuno per cui diventiamo causa di conflitto. Ora, l'autore di questo libro fa un'operazione psicologica molto importante, perché non dice: gli altri ci prevaricano perché vogliono la nostra energia. Ma ci dice: noi siamo tutti a caccia di energia finché non ci connettiamo con questa fonte qua. Vittime o carnefici poco importa, ma il problema è la connessione con la fonte, perché se ci connettiamo lì, il discorso della vittima e del carnefice conta molto poco, viene superato. Questa è una cosa importante, questa è una cosa realmente importante, perché dal punto di vista proprio meramente psicologico, esistenziale, noi ce ne accorgiamo che la vita, i percorsi di noi esseri umani si impallano e si fermano su questioni di conflitto, che se ci venisse data la possibilità di fare un salto e guardare più attentamente all'energia globale del sistema, scopriremmo essere piccolissima cosa. Fateci caso. E fate caso anche ad un'altra meraviglia che io ho constatato sempre, alla straordinaria funzione che ha proprio la malattia in questo contesto. Perché quando abbiamo l'avventura barra disavventura di stare male, le nostre priorità cambiano immediatamente. Tutto ciò che ci sembrava infattibile il giorno prima, lasciare il lavoro,
lasciare il compagno, fare delle profonde trasformazioni diventano possibili sulla base di che cosa? Di una connessione più profonda a questa roba qua. Perché la malattia o scollega del tutto da questa roba qua, ed è un problema, o collega potentemente a quella roba lì, e allora è una meraviglia. E io quando giro per ospedali, dentro di me, ricordandomi della quarta illuminazione, prego sempre e dico: speriamo che nessuno qua dentro lavori per scollegare questa gente dalla fonte, perché la malattia è proprio un'esperienza di ricollegamento alla fonte, profondissima, perché ci fa capire, ma lo sapete intuitivamente perché l'avete provato, la gerarchia delle cose, la meravigliosa gerarchia delle cose. Il Cristo dice: solo chi è pronto a perdere la vita la guadagnerà. E che cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto qua dentro, se mi riconnetto a quell'energia, io posso anche comprendere che il mio tempo qui è finito e aprirmi ad un'altra possibilità trasformativa. Davvero. Quindi lui dice: questa competizione per l'energia è la causa di ogni conflitto. Poi energia chiamate, energia petrolio, energia soldi, energia acqua, energia confini, metteteci qualunque parola di travestimento, ma la questione è che vogliamo sotto forma simbolica l'energia di un altro. Ma se noi siamo ricchi per conto nostro di un'energia che viene dall'altro, non abbiamo bisogno di rincorrere le piccole energie circostanti. E qui c'è un'altra frase del Cristo che lascia sempre sbigottiti, e uno dice: boh, ma aspettavo che dicesse il contrario, ha detto quella roba lì. Lui dice: perché a chi ha verrà dato di più e a chi non ha ancora di meno, perderà anche qui. E che vuol dire? A chi ha, vuol dire chi ha un pavimento per accogliere, che è questa connessione qua, potrà ricevere ancora di più. Ma se non hai il pavimento, tutto cade. Vi ricordate quando ero piccolo, penso anche voi, c'era un gioco che si chiamava Forza 4, ci infilavi i dischi dentro, giocavi con i cugini, no? E se non c'era la base, il disco cadeva giù. Proprio così funziona. Se non abbiamo creato un pavimento, non si ferma. Non si ferma. Ed è di nuovo come voler affrontare la cascata col bicchiere. E questo ci porta direttamente alla quinta illuminazione. Forse dal punto di vista poetico-simbolico la più bella, quella che fa risuonare di più il cuore, e che dice: la risoluzione di quei conflitti di cui parlava prima è stabilire un contatto con il divino, una trasformazione mistica che ci colma di energia e di amore infiniti, affina la percezione della bellezza e ci eleva a una consapevolezza spirituale superiore. Scusate se è poco. Molto 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 bello, molto molto bello. Mi vorrei fermare su alcune parole. Contatto con il divino è un modo molto proficuo per fare un pavimento che ferma l'energia e ci arricchisce, smettere di giudicare le modalità di contatto con il divino dell'altro. Smettere di guardare con sospetto le modalità di connessione col divino che hanno gli altri e pensare di avere trovato noi quella che va bene. Il Dio vero sta parlando con me. No. Questo, il contatto col divino, è rispettoso di tutti i contatti. Di tutti i contatti. I maestri veri non spendono una parola contro nessuno. I maestri veri non hanno in bocca una parola contro nessuno.
trasformazione mistica. Sulla trasformazione mistica ci potremmo stare un bel po'. La trasformazione mistica è un'operazione alchemica. Significa prendere quello che c'è e trasformarlo. E trasformarlo nella parte preziosa che conserva. Sapete che gli alchimisti trasformavano il piombo in oro? Significa prendere il nostro piombo, che sono la fatica, le convinzioni limitanti, la sfiducia, tutto quel pacchetto lì, e trasformarlo. Questa cosa ci colma di energia, però dice anche affina la percezione della bellezza. La parola bellezza è stupenda, è straordinaria e non ha niente a che fare con l'effimera estetica. La bellezza ha a che fare con l'armonia. Selene Calloni Williams dice una cosa che a me piace tanto, dice sempre che in natura la bellezza non ha il suo contrario, non c'è un contrario di bellezza in natura. In natura non c'è niente che è brutto. Non esiste il brutto in natura. Non esiste il brutto se noi sappiamo guardare la bellezza che c'è sempre e dovunque. E poi dice, eleva a una consapevolezza spirituale superiore. Voi potete immaginare, no? Come un imbuto stretto, l'anima passa laddove il corpo non può passare. Si eleva. È bellissimo, si eleva. Però, per capire ancora meglio questo, vi faccio leggere un altro pezzetto da Massimiliano della profezia, perché questa quinta illuminazione è proprio il cuore del ragionamento che dobbiamo fare. Durante gli ultimi decenni del XX secolo, così era scritto, questa coscienza sarebbe stata pubblicizzata come un modo di essere del tutto raggiungibile, un sistema che era stato dimostrato dai praticanti più esoterici di molte religioni. Per di più, questa coscienza sarebbe rimasta un concetto intellettuale di cui limitarsi a parlare e discutere. Ma per un numero sempre crescente di esseri umani, la consapevolezza sarebbe diventata reale, perché questi individui avrebbero provato lampi o accenni del nuovo stato mentale nel corso delle loro esistenze. Il manoscritto diceva poi che questa esperienza era la chiave per porre fine ai conflitti umani nel mondo, poiché ci avrebbe permesso di ricevere energia da un'altra fonte, una fonte a cui avremmo potuto far ricorso con il semplice desiderio. Lui fa una fotografia bellissima e dice, arrivati là, e là siamo qua, le persone ne parleranno come di una cosa normale. Ha ragione, ne stiamo parlando come di una cosa normale. Molti ne parleranno, ma quello che è importante è che alcuni cominceranno a percepire per lampi la percezione di questa coscienza alimentata dalla fonte. Chi sono questi che hanno questi lampi? Boh, io, voi, il postino, chiunque. Chiunque. Non possiamo saperlo. E questo è uno degli infiniti, incalcolabili motivi per cui dovremmo avere rispetto per tutti. I motivi per cui bisogna avere rispetto per tutti sono davvero infiniti, non sto qui a elencarveli, ma un motivo è proprio questo, che la saggezza noi non lo sappiamo dov'è, mai. Va per lampi, e questi lampi corrispondono alle sincronicità junghiane, per cui io posso salire su un treno e una persona del tutto sconosciuta e fuori contesto rispetto alla mia vita mi può dire una parola che illumina un pezzo importante del mio percorso.
oppure in un'esperienza di dolore e malattia posso ritrovare, apparentemente del tutto casualmente, un amico che non vedevo da tempo e che si dimostra un elemento di movimento della mia energia, perché mi dà amore e sostegno. Non è un caso. Sono lampi che si manifestano nella vita di tutti, che meritano rispetto, perché i lampi illuminano la nostra percezione del bello, della bellezza, di cui il mondo ha infinito bisogno di bellezza. E arriviamo alla sesta illuminazione. E dice Redfield, forti di questa consapevolezza, scusate se è poco, insomma, forti sì, possiamo superare il dramma del controllo e scoprire la verità. Tutti gli uomini devono contribuire a far evolvere l'umanità verso questa nuova dimensione. È chiaro che noi abbiamo tutti, nelle nostre parti egoiche, un bisogno di controllo. Fateci caso. E a che cosa serve il controllo? Beh, scartavetrando, il controllo è quella roba che ci tiene più o meno nell'illusione di avere controllo sulla morte, no? Di allontanare l'incontro a Samarcanda. Del tutto illusorio, e lo sappiamo, di vivere in un'illusione. Però il controllo ci serve a questo, perché vuole farci abbandonare la paura della morte, con tutti i suoi travestimenti. La morte che è la morte fisica, che è la morte malattia, che è la morte vecchiaia, che è la morte abbandono, che è la morte separazione. Tutti i tipi di morte. Ora, che le parti più egoiche di noi abbiano bisogno di avere il controllo di questo è un dato di fatto. E l'ego fa il suo mestiere, lo sapete, se mi seguite sapete che io sono un ostinato amico dell'ego, perché siccome lo maltrattano tutti, sto ego che lo prendono tutti a calci, io ogni tanto tendo a ristabilirne l'utilità, nel senso che un po' di ego, tanto perché è la brocca che ci contiene, serve pure. E siccome un po' di ego serve pure, lui, poverino, fa il suo mestiere e controlla per... E come dire, cercare di allontanarsi le sventure. Fa il suo mestiere, è il suo lavoro. E però una parte forte di noi, profonda, fortissima, sa che quel lavoro dell'ego è un'illusione, perché in realtà su tante cose importanti noi il controllo non ce l'abbiamo. E sostanzialmente non abbiamo il controllo su due cose. Sulla morte e sull'amore, perché nessuno è obbligato ad amarci, ma proprio nessuno è obbligato ad amarci. E questo mi piace ridirlo anche a me stesso, perché ce l'ho pure io l'ego che mi dice no, ma guarda che nessuno è obbligato ad amarci. Quando affrontiamo questa roba qui, nessuno è obbligato ad amarci, affrontiamo il deserto. Ne veniamo completamente spiazzati, destrutturati e poi scopriamo che siamo forti, perché possiamo affrontare la realtà della morte fisica e del non obbligo dell'amore da parte di chi, di alcun chi, se siamo connessi a quella fonte di cui parlavamo prima. Però va ridetto, ma lo ridico per me, non lo dico per voi. Guardate che è quasi più difficile accettare che nessuno è costretto ad amarci che accettare che dobbiamo morire, perché che dobbiamo morire tanto poco l'abbiamo capito, nel senso che i cimiteri ce ne danno continua testimonianza, ma che nessuno è costretto ad amarci, questa è una roba che non ha il corrispondente di un cimitero e quindi ci dobbiamo lavorare di più e meglio, perché ogni volta che non siamo amati il nostro cervello ci dice eppure a me mi sembrava di meritarmelo proprio tanto e quindi un pezzettino di obbligo, secondo me. Invece viva Dio, nessuno è obbligato ad amarci, nessuno, mai,
né debiti né crediti, se siamo connessi lì. E andiamo alla settima illuminazione. Se perseguiremo questo scopo, lui l'ha detto alla fine della sesta, perché ha detto la verità, torna un attimo alla sesta perché è importante, dice scopriamo la verità, e lo dice in forma lapidaria, lui ce la butta lì e ci dice tutti gli uomini devono contribuire a far evolvere l'umanità verso questa nuova dimensione. Ora mi voglio fermare sul devono, perché voi potreste dirmi devono? Ma io non lo voglio, mi ha sto impegno che mi piove tra capo e collo. Già c'ho il debito pubblico quando nasco, mi devo prendere anche il devono far evolvere verso questa dimensione. Quando lui dice devono, intende dire, meglio tradotto, è, come dire, conseguenziale. Se arrivi lì, scopri che è gioiosamente inevitabile contribuire all'evoluzione. Perché è proprio dell'uomo, uomo inteso essere umano, poi uomo-donna, uomo chiunque, è proprio dell'uomo che se ne dica essere una creatura meravigliosa. Lo so che abbiamo un sacco di convinzioni limitanti al contrario rispetto a questo, però fidatevi, l'uomo è una creatura meravigliosa, ma proprio meravigliosa. Ed essendo una creatura meravigliosa, nel suo interno più intimo mira a condividere le cose buone e belle. Se voi volete assistere alla meraviglia di un essere umano in purezza, dovete guardare un bambino. Allora, se voi date qualcosa di bello, ma profondamente bello e gioioso a un bimbo, se non è un bimbo traumatizzato dagli adulti, ci sono, ma se è un bimbo lasciato in pace vivere se stesso, lui questa cosa bella la vorrà condividere con entusiasmo a chiunque. Guarda, hai visto cosa ho? Questa è la natura degli uomini, degli esseri umani. Tanto è vero che se assistiamo all'evenienza di un bambino che una cosa bella la nasconde per difenderla, dobbiamo chiederci quale ferita lo costringe a fare questo, perché non è secondo la sua natura. Allora, siccome dentro noi uomini c'è la propensione a condividere il bello, una volta che siamo arrivati qua, abbiamo bisogno di comunicarlo. Di comunicare che la vita ha meravigliosamente un senso misterioso e una connessione proficua con la fonte universale. C'è bisogno di comunicarlo. È come quando ami, se ami davvero non ce la fa, ti scappa come la pipì, bisogna che tu lo dica. Bene, torniamo alla settima illuminazione. Se perseguiremo questo scopo, e qui ritorna, fa un giro su se stesso, Redfield torna un po' alla prima illuminazione, ma non a caso l'1 e il 7 sono numeri molto molto simbolici in numerologia. L'intuito, quello delle sincronicità junghiane, ci indicherà la via da percorrere e farà in modo che un flusso di coincidenze, vedete di nuovo, ci rivelino qual è la nostra missione. E qui si apre un punto non da poco. Nel mio mestiere io assisto sempre più spesso a persone che mi dicono: a me piacerebbe tanto capire cosa ci sto a fare io nel mondo, io che devo fare. Me lo dicono proprio: io che devo fare. La risposta è qua, nel senso che a un livello profondo, nella matriosca più intima del nostro essere, c'è una risposta che attiene alla nostra partecipazione alla famiglia dei viventi, al senso. Come partecipiamo e collaboriamo all'evoluzione del sistema? Come lo diamo il nostro contributo? E Redfield ci dice una cosa che le discipline antiche, le filosofie trascendenti orientali, ma anche il cristianesimo ci dicono da sempre: ci viene indicata la strada attraverso un linguaggio misterioso, veramente misterioso.
Io l'ho già raccontata molte volte questa storia, mi perdonerete, ma ci tengo a dirvela adesso, siamo quasi in fondo. Io nella prima parte della mia vita, lo so che sembro straordinariamente giovane ma non lo sono, nella prima parte della mia vita ho fatto un altro mestiere prima di questo. Un mestiere per il quale ero anche portato, che mi dava soddisfazione, ma che non era lo sposalizio della mia anima. Era una cosa che facevo perché mi veniva bene. Insegnavo della roba a scuola. E insegnavo materie che avevano a che fare con l'orizzonte delle lettere. E a un certo punto facevo questa roba qui a scuola e prendo un treno. Avevo delle robe da correggere e nello scompartimento del treno c'era una signora di cui non so il nome, non so il cognome, non so chi fosse, non so niente. Sincronicità. Questa signora stava facendo l'uncinetto. Tutto quello che so di lei è che stava facendo l'uncinetto. Io stavo leggendo le robe che dovevo correggere e lei a un certo punto, che io non conoscevo, mi dice: te la posso fare una domanda? E io penso, ma forse mi vuol chiedere che ore sono. E lei mi dice: ma perché sei così triste? E io dico: bah, gli darò una risposta di convenienza, quelle cose che si dicono sempre. Il tempo un po' variabile, no? Quando non si sa chi dà la colpa, il tempo va su tutto, no? Sempre. Come il grigio, va su tutto. Invece, la parte più profonda di me dice: no, guarda, questa qui si è presa la briga di guardarti e farti una domanda, rispondimi. E io le dico: sono triste perché sto facendo una cosa della quale sostanzialmente mi importa un po' poco e che sento non essere l'espressione della mia interiorità. E lei mi dice: beh, ma allora perché lo fai? La signora aveva una logica ferrea. E io le rispondo: ma ho scelto di farlo perché mi veniva bene. E lei mi dice: battuta folgorante, sincronicità piena. Anch'io sono brava a fare l'uncinetto, ma non lo sceglierei come lavoro. Io sono sceso dal treno con la convinzione piena che urgeva una trasformazione della mia vita. E l'ho fatta, infatti questa sera sono qua. E se sono qua per una spinta che mi ha dato la signora sul treno che faceva l'uncinetto, non so dove si è fermata, non so chi è, non so se è ancora viva, ma le nostre energie, ha detto la cosa giusta nel momento giusto, ha detto proprio quello che avevo bisogno di sentirmi dire, perché di fondo lei ha sollevato una questione: perché sei triste? Il che vuol dire che quando siamo connessi con la motivazione vera del perché siamo qui, noi non siamo tristi. Possiamo essere sofferenti. Sì. Tristi? No. Bene, ci appropinquiamo all'ottava illuminazione. Qui lui tira fuori dal cilindro un coniglio importante e ci dice: quando un numero sufficiente di persone, la cosiddetta massa critica la chiama, sarà nel flusso dell'evoluzione, cioè avrà scoperto il suo compito e collaborerà col tutto, trasmettendo sempre energia agli altri e quindi ci sarà meno bisogno di competizione, creeremo una nuova cultura in cui i nostri corpi vibreranno a livelli sempre più elevati di energia e perfezione. Lui dice: diventiamo come diapason in grado di accogliere questa energia di amore e perfezione e fondando una nuova cultura che non è fondata
sull'ottenimento dell'energia attraverso la prevaricazione, ma attraverso la connessione con il trascendente spirituale. E qui viene la domanda di inizio serata: si sta avverando la profezia di Celestino? Stiamo creando una nuova cultura in cui i nostri corpi vibrano a livelli sempre più elevati di energia e perfezione? Beh, la parte più razionale di noi, quella che guarda la realtà nuda e cruda dei fatti, potrebbe dire di no. E forse, se fosse seduto qui, Redfield stesso ci direbbe che sperava qualcosa di meglio, forse. Però, noi siamo qua, stasera. Questo è importante. Perché non dice quando un grande numero di persone, dice, e lui conta le parole che dice, gli dà un grande senso alle parole che dice, dice quando un numero sufficiente di persone. Sufficiente vuol dire che basta. Sufficiente. Noi veniamo ingannati dalla mente che ci dice che quello che stiamo facendo per il cambiamento non è sufficiente e quindi tanto vale non farlo. È una delle credenze limitanti più forti. Siccome quello che posso fare io è troppo poco, tanto vale non farlo, perché non cambia niente, no? Sufficiente, misteriosamente sufficiente. Forse, senza saperlo, la stiamo raggiungendo, la massa critica. Forse un contributo lo stiamo dando anche stasera. Lo daremo più profondamente se ci chiederemo da dove proviene l'energia che spendiamo. Viene dalla connessione con una fonte alta o viene da una forma di scambio orizzontale con gli altri, per cui un momento io prendo da te e un momento te prendi da me, ma non c'è lo slancio verticale? Ma io sono ottimista, stasera siamo qua. E andiamo all'ultima illuminazione del primo libro, perché poi ce n'è stato un altro, che è la chiusa, e dice: e così partecipiamo all'evoluzione del Big Bang, cioè al motivo stesso per cui l'universo è nato come dono d'amore del divino, al fine ultimo dell'esistenza. Infatti, facendo vibrare i corpi a un livello sempre maggiore di energia, varcheremo le soglie di un paradiso che potremo finalmente vedere. Chiude l'ultima illuminazione con il verbo vedere, laddove ci aveva chiesto di trovare gli occhi per vedere. Che cos'è un paradiso? Il paradiso non è un posto, è uno stato di coscienza. È quella pace interna dove non ci sono più né domande né risposte, ma basta così e va bene così, perché io sono intimamente connesso con tutti e con tutto. Ora, quando è stato scritto il libro, come 26 anni dopo, questa sfida si confronta momento per momento con la parte di noi ostinatamente attaccata non solo alla razionalità, che è poca cosa, ma alla difesa di se stesso, dei propri schemi mentali. La sfida è proprio trovare gli occhi per vedere. Stasera ho citato molto il Cristo. Lui amava dire cose inquietanti. A un certo punto dice: perché guardino ma non vedano, perché ascoltino ma non sentano. Che cosa vuol dire? Perché il linguaggio sapienziale si muove
misteriosamente su un flusso sottostante di simboli. E allora noi possiamo essere quelli che guardano ma non vedono, ascoltano ma non sentono, perché non ci approvvigioniamo lì, a quella roba lì, che Redfield e Jung chiamano la sincronicità, ma possiamo anche chiamare la connessione ultima con il cuore. E per chiudere questa esperienza, che è fatta a cerchio, e salutarci, io vorrei ripartire dall'inizio. Mi perdonerete se vi sottraggo 2 minuti 2, e chiedo a Massimiliano di rileggere le stesse parole che ha letto all'inizio, perché abbiamo fatto, che ce ne siamo resi conto o no, un salto. Prendiamone atto, facciamone tesoro, rileggiamo in fila le 9 illuminazioni e lasciamole parlare, perché diventino motivo di incontro delle nostre sincronicità nell'anima. Io vi saluto adesso, perché dopo non voglio fare un ulteriore commento, semplicemente vi ricordo che tutti i lunedì alle 19:30 qui meditiamo, anche per sentirci e percepirci corpi che vibrano, e che il 29 maggio, un mercoledì, ci sarà l'ultimo appuntamento con questo tipo di conferenze. Io e Anna Rossetto vi aspettiamo con 2 libri molto belli. Grazie. Scopriamo di vivere in un mondo misterioso, ricco di improvvise coincidenze e incontri sincronistici che sembrano predestinati. Quando prenderemo coscienza di questo mistero, creeremo una visione del mondo nuova e ridefiniremo l'universo sacro e pieno di energia. Ci renderemo conto che ogni cosa è generata da un'energia divina che tutti cominciano a percepire e a comprendere. In questa prospettiva vedremo che gli esseri umani si sono sempre sentiti disconnessi da questa fonte sacra e hanno soddisfatto il loro bisogno di energia prevaricando gli altri. Questa competizione è la causa di ogni conflitto. La risoluzione è stabilire un contatto con il divino, una trasformazione mistica che ci colma di energia e di amore infiniti, affina la percezione della bellezza e ci eleva a una consapevolezza spirituale superiore. Forti di questa consapevolezza, possiamo superare il dramma del controllo e scoprire la verità. Tutti gli uomini devono contribuire a far evolvere l'umanità verso questa nuova dimensione. Se perseguiremo questo scopo, l'intuito ci indicherà la via da percorrere e farà in modo che un flusso di coincidenze ci rivelino qual è la nostra missione. Quando un numero sufficiente di persone sarà nel flusso dell'evoluzione, trasmettendo sempre energia agli altri, creeremo una nuova cultura in cui i nostri corpi vibreranno a livelli sempre più elevati di energia e perfezione. È così che partecipiamo all'evoluzione del Big Bang, al fine ultimo dell'esistenza. Infatti, facendo vibrare i corpi a un livello sempre maggiore di energia, varcheremo le soglie di un paradiso che potremo finalmente vedere. Buonanotte.